Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, se la tua persona specifica è del segno dell'acquario, questo video è per te. Quindi non tu dell'acquario, ma la tua persona specifica del segno dell'acquario. Ovviamente puoi essere anche tu, però noi ci indirizziamo, la lettura la facciamo sulla tua persona specifica del segno dell'acquario. Allora, le sue intenzioni, emozioni, azioni verso di te in questa settimana. Video sempre valido al momento in cui lo guardi. Allora, vediamo. La tua persona specifica del segno dell'acquario, qual è l'energia attuale fra di voi? L'energia attuale fra entrambi? Energia condivisa? Qual è l'energia attuale fra tutti e due? Qual è l'energia attuale fra tutti e due con la tua persona specifica del segno dell'acquario? Il giudizio, qua c'è l'acquario. È possibile che questa persona abbia preso delle decisioni per se stessa ultimamente? O ci sia stata un'apparizione ultimamente da parte di questa persona, una rinascita nei tuoi confronti. Vediamo perché il giudizio, energia attuale di tutti e due. Cavaliere di bastoni, è possibile che abbia avuto una rinascita anche sessuale e passionale ultimamente. Oppure è possibile che questa persona sta prendendo la decisione di farsi viva con te, energia attuale. Ok. Vediamo, o comunque di rinvigorire una passione, vediamo un po' i pensieri di questa persona del segno dell'acquario nei tuoi confronti. L'appeso nei pensieri mi parla di una persona che ti pensa tantissimo, ti pensa, ti pensa, ti pensa, però magari no, non arriva ancora a concretizzare delle cose, ti pensa molto con l'appeso. Però non sa bene, si sta schiarendo le idee, il due di spade, una persona che sta ferma e sta schiarendosi le idee. Vediamo un po' cosa prova per te, cosa ha nel suo cuore. Un po' di lio si dice in spagnolo, cinque di bastoni, un po' di conflitti suoi interni. Perché questa persona ha energia attuale e qua vedo che c'è passione. O lei, questa persona ha preso la decisione di apparire, di chiamarti, di stare insieme a livello passionale, sessuale, quindi energia attuale è proprio questa, però questa cosa gli crea un po' di ansia in questo momento, oppure questa è una persona che è energia attuale, c'è molta passione tra di voi, c'è passione come energia attuale, e questa persona pensa di seguire il proprio impulso, però poi ci pensa, si blocca, c'è conflitti interni. Vediamo un po' qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti, del segno dell'acquario. Il mago può essere il lavoro, molto più concentrata sul lavoro questa persona. L'appeso già mi dicevo qualcosa di questa natura che può avere circostanze intorno a sé che gli impediscono un po' di fare azioni. Il mago mi parla di lavoro sostanzialmente e anche di opportunità, di darti un'opportunità, di dare un'opportunità in più oltre che passione. Vediamo perché il mago, il blocco di questa persona nei tuoi confronti, la regina di spade, qua c'è l'acquario proprio, è come se questa persona fosse più concentrata sulle sue cose, lavoro, denaro in questo momento e questo può inficiare un po' la relazione di coppia, ecco perché c'ha contrasti interni. Vediamo un po', continuiamo. Oppure questa persona è un po' arrabbiata. C'è un po' di tensione. Vediamo. Fatto sta che mette dei limiti, no? All'opportunità. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti, del segno dell'acquario. Cavaliere di spade, intenzione di parlarti però all'improvviso, cavaliere di spade. Intenzioni sono quelle di parlarti all'improvviso, qua c'è il due di coppe. Vediamo un po' le azioni che farà in questa settimana nei tuoi confronti. Il sole, questa è una persona che vuole parlarti per dire di stare bene insieme, di godersi insieme, di passarlo bene. Non c'è un'energia amorosa qui, c'è un'energia passionale, vedo qua. E questa persona, perché è come se questa persona è molto concentrata su altro in questo momento. C'è un'energia però di passarlo bene insieme, un'energia bellissima del sole. Dai, che ne dici se facciamo questo, facciamo quest'altro, prendo l'iniziativa, facciamolo. Tutto questo
casino, scusa il termine, un po' dentro la mia testa, però allo stesso tempo io voglio stare bene con te. Quindi io qua vedo una persona del segno dell'acquario che fa delle azioni, cavalieri spade, parla, arriva all'attacco, magari ha avuto energia un po' di andirivieni questa persona nei tuoi confronti, perché la vedo un po' sulle sue, un po' sulla difensiva. Però in questa settimana il sole mi dice, dai, che facciamo? Stiamo bene insieme, passiamolo bene, questo mi stanno dicendo. Vediamo, magari anche fare pace se è una persona un po' più indurita, un po' più indispettita. Vediamo un po'. Allora, energia finale tra tutti e due, cosa succede? L'asso di spade, comunicazioni e chiarimenti soprattutto. Comunicazioni e chiarimenti, anche rispetto a queste sue disarmonie interne, no? Vedo comunicazioni e chiarimenti. Ok. Vediamo un po' i chiarimenti con queste, le specifiche. Energia attuale tra te e la tua persona di interesse del segno dell'acquario, il giudizio cavaliere di bastoni. Questa abbiamo la giustizia. Vedo che al momento attuale c'è un'energia di equilibrio probabilmente al momento attuale. Oppure la giustizia mi parla di... Se questa è una persona che fa andirivieni, qua c'è la necessità di anche parlare e chiarire questi andirivieni, ok? Vediamo i pensieri di questa persona nei tuoi confronti con l'appeso. Questa persona ti pensa tantissimo, 10 di coppe, è possibile che abbia anche degli obblighi familiari che gli impediscono delle cose. Oppure questa persona ti pensa in qualità in termini di amicizia molto importante, dove c'è qualcosa in più, ma non è predisposta ancora a dare il passo ad impegnarsi. Però ti pensa tantissimo con il 10 di coppe, eh? Sente un'energia bellissima nei tuoi confronti. Vediamo cosa prova per te, 5 di bastoni. La regina di spade è un po' risentita forse con te questa persona, o mette dei limiti sul suo cuore. Non vuole oltrepassare i limiti delle emozioni, la vedo un po' più dei limiti sul cuore. Almeno fino a questa settimana. Vediamo la regina di spade e il mago al blocco. Il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Regina di spade e mago. La ruota. La ruota mi parla di un destino avverso. Un po' il destino, no? Un po' il destino si mette contro di voi, un po' il destino. Vediamo un po' perché la ruota al blocco. Il due di spade. Non sa cosa pensare questa persona rispetto alle circostanze del destino. Questo mi dicono. Le circostanze del destino non sa cosa pensare. C'è un po' un blocco mentale col due di spade, non sa che decisione prendere. Sì, però qua vedo che fa delle cose, vediamo, cavalieri di spade, intenzione nei tuoi confronti, 4 di bastoni, ha intenzione di parlarti e di chiederti un incontro, le azioni con il sole nei tuoi confronti, 8 di denari, questa persona si vuole impegnare a fare in modo che le cose funzionino tra di voi, il sole 8 di denari, vuole far funzionare le cose tra di voi, vuole che ci sia bellezza, allegria, gioia, ok. Vediamo l'asso di spade, cosa succede alla fine? 7 di bastoni. 7 di spade. 8 di bastoni. Guarda, qua ci saranno comunicazioni volte a... Se questa persona si è defilata un po', 7 di spade, 7 di bastoni, ha messo dei limiti e tu non ti fidavi di questa persona, ci sono comunicazioni volte a chiarire queste dinamiche, va bene? Vediamo ancora due altre. Asso di denari, sì. E l'8 di spade. C'è da lavorarci un po' perché questa persona ti dirà che se magari si sente stressata o altri problemi alrededor, dice in spagnolo, dietro di sé. C'è da parlarci un po', c'è questa opportunità che è un po' bloccata, però io vedo che parlandoci ci si viene incontro, questo mi stanno dicendo. Ok? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Questa persona era molto tormentata, te l'ho detto anche qui, difficilmente apre il cuore e quindi qua non sapeva cosa fare, le circostanze avverse del destino non gli permettono di dare un'opportunità.
E qua dice che il suo tormento è finito, si sente degno di te. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Ti amo. C'è un ti amo qua. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo ancora. Al mare. Perché? Secondo le regole. Io qua vedo che qua c'è questa persona che si fa tante domande. Tu ti puoi fare domande rispetto a questa persona perché le cose vanno lente tra te e questa persona, no? E quindi io qua vedo che ci saranno spiegazioni inerenti a questo. La pace e la tagliarlegna. Allora, è come se questa persona bloccasse la fluidità delle cose, le cose andassero lente. Ti dicono che torna la pace e tagliarlegna mi parla di una situazione dove ci si deve lavorare su. Però qua vedo una bella energia alla fine, ok? Almeno per questa settimana. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!